cari figlioli, date una carezza ai nuovi fatti. Questo momento i nuovi cittadini, dopo un lungo... Attenti, terra, vi adoro, le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello che... Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Il merito anche di re e soprattutto del potere. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale e definitivo l'Italia. L'uomo politico non cerca attraverso la mafia soltanto il potere, cerca anche la sua ricchezza personale, perché dalla ricchezza personale ne deriva potere e deriva la possibilità di avere sempre quei 150.000-200.000 voti di preferenza. I mafiosi ora sono... non sono quelli che ammazzano, non, quelli sono gli esecutori, anche al massimo livello. Io ho visto molti funerali di Stato. Io... dico una cosa la quale io solo sono convinto che può anche quindi non essere vera, ma molto spesso gli assassini erano sul palco delle autorità. È morto per queste parole alle 9.30 della sera del 5 gennaio dell'84 a Catania. Giuseppe Fava viene freddato con 5 colpi calibro 7.65 sparati alla nuca. Di rado in un caso di omicidio il movente è mai stato così chiaro fin dal primo momento. Giuseppe Fava è stato ucciso per la storia della sua vita, per il suo impegno come giornalista, per le denunce continue fatte nei suoi articoli e nelle sue interviste. La sua allora è una storia non certo dimenticata, ma ciò nonostante da ricordare, la storia di un uomo del suo coraggio, del suo talento, del suo amore per la Sicilia. È giovedì 5 gennaio dell'84. Fava esce dalla redazione del suo giornale, sale in macchina, si dirige verso il Teatro Stabile per andare a prendere la nipotina Francesca. Erano le 9 di sera, eravamo ancora in redazione e parlando una mezz'ora su un'inchiesta che insieme a Claudio, il figlio, dovevo fare sulle banche e mafia, sul rapporto tra le banche, alcune banche e la mafia in Sicilia. Uscimmo quasi insieme dalla redazione e poi io andai verso casa mia e lui verso il teatro. Sapevano esattamente i suoi movimenti, quello che faceva, quante volte veniva a casa mia, per cui diventava molto più facile seguirlo nei movimenti. Lui mi disse: guarda, non può succedere nulla, perché se succedesse qualcosa, la reazione del paese, della gente, della comunità civile di fronte all'indecenza di qualcuno che spara e ammazza per ridurre al silenzio un giornale sarebbe tale da travolgerli. Sicuramente c'era una tensione intorno a noi e Fava sicuramente aveva dei segnali
più espliciti, però faceva finta di niente, comunque per darci coraggio, per continuare a fare quello che, per cui eravamo insieme. È stato fermato tutto in un momento, cioè è stata troncata una vita. È stata troncata in un momento alto, bello, con la nipotina, con la battaglia vinta, con questi giovani che vedeva crescere. Ecco, nonno. E alcune altre vite sono state cambiate radicalmente, in un istante, alcune in meglio, altre in peggio. Alcuni hanno scoperto di essere vigliacchi, altri ancora invece hanno scoperto di essere degli esseri umani. Buongiorno, a Catania sono in pieno svolgimento le indagini sull'assassinio del giornalista Giuseppe Fava, ucciso ieri sera poco dopo le 22 da un commando, probabilmente composto da due persone. Si rafforza l'ipotesi che il delitto sia stato deciso e compiuto dalla mafia. L'unico nostro attimo di conforto fu sapere che mio padre non si rese conto di morire, perché 5 proiettili alla nuca non ti danno il tempo di capire quello che sta accadendo. Mentre probabilmente rimase fermo con i pensieri, con il sorriso sulle labbra, pensando che di lì a poco avrebbe visto Francesca. Questo fu l'unico effimero conforto che c'è rimasto. L'hanno ucciso perché era intollerabile che un uomo come Giuseppe Fava potesse continuare a rimanere vivo, ma dimostrando che il diritto alla parola e alla verità, e dimostrando che questo diritto si poteva esercitare senza pagare il prezzo più alto, era quello della vita. C'è quest'uomo che ha il coraggio di raccontare queste collusioni in un momento storico in cui nessuno aveva il coraggio di dirle, ma che era solo. E lì la solitudine purtroppo determina la debolezza. E inesorabilmente, passo dopo passo, si è arrivati al 5 gennaio. Noi a Catania abbiamo una tifoseria che, come sapete, è la tifoseria più delinquente d'Italia. Però quando nello stadio qualcuno ha berciato un minuto di silenzio per Pippo Fava, nello stadio si è fatto il silenzio più assoluto, non volava una mosca, è stato un minuto di silenzio. I catanesi dei quartieri poveri, il catanese che vende la verdura con la lapa, il catanese che va dietro alla partita in trasferta, il catanese che dice tutti i figli bottana sono, tutti questi catanesi sono stati un minuto zitti, veramente zitti, con rispetto, pensando a Pippo Fava. Il popolo a Catania ha detto subito la sua. Un minuto di silenzio per la morte di Fava. I catanesi manifestano così la solidarietà a uno di loro, a un catanese puro, un pittore, uno scrittore, un autore, ma soprattutto un giornalista messo a tacere dalle pallottole. La vita di Fava si è sempre intrecciata con la vita della città, sia nei giorni della sua crescita, del miracolo economico, che in quelli ben più difficili dei comitati d'affari. Sono gli anni del boom e dello spettro della mafia sulla città. A raccontare quegli anni non sono solo gli amici e i familiari di Pippo Fava, ma anche Angelo Siino, il pentito di mafia, che è stato definito il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, il testimone chiave dell'accusa al processo per la morte del giornalista. Ah, questo è bello, è originale! Dalia, Dalia! Calamara, per bambini! Calamara! E chi è un radio? E chi è un radio? E c'è spazio per bambini! E chi è un radio? E chi è un radio? Dalia, va, Dalia! Yeah, yeah.
Catania è stata definita la Milano del Sud, ma in realtà questo è stato un mito, non è mai esistita la Catania Milano del Sud. Catania è sempre stata una città che ha avuto nostalgia di qualcosa che in realtà non c'è mai stato, un mito per l'appunto. La vita e la morte di Giuseppe Fava sono un po' la metafora della nostra città di Catania. Forse perché lui è stato davvero un catanese a tutti gli effetti. Ma io ritengo che il catanese sia una popolazione che non rassomiglia a nessun'altra. Cioè dire che abbia dei difetti, dei pregi che siano suoi soltanto. In un certo senso, va bene, si può dire che mentre tutti gli altri uomini del sud sono portati al dramma, alla tragedia, il catanese invece è portato all'ironia. Io credo che mio padre avesse con Catania un rapporto fatto di amore e odio. Amava questa città, amava la vitalità dei catanesi, la voglia sempre di riproporsi e di fare progetti. Ne amava il mare, il sole, la montagna. Diceva che non esisteva una città perfetta come Catania, che aveva la montagna da un lato, questo grande cratere, e la possibilità di vedere anche il mare. Io amo questa città con un rapporto sentimentale preciso. Quello che può avere un uomo che si è innamorato perdutamente di una puttana e non può farci niente. Sa che puttana è volgare, sporca, traditrice. Si concede per denaro a chi che sia. È oscena, menzognera, volgare, prepotente. E però è anche ridente, allegra, violenta. Conosce tutti i trucchi e i vizi dell'amore e glieli fa assaporare. Poi scappa subito via con un altro. Egli dovrebbe prenderla mille volte a calci in faccia, sputarle addosso, al diavolo, zoccola. Ma il solo pensiero di abbandonarla gli riempie l'animo di oscurità. Era un rapporto pieno, dove questa pienezza ti rappresenta anche tutti gli alti e bassi una passione. Rapporto che cambiò nel momento in cui lentamente lui ed altri con lui si resero conto che questa città era qualcosa di un po' più torbido, un po' più opaco. Era una città che cominciava a diventare spregiudicata, dove la menzogna diventava ragione di impunità, dove si confondevano ruoli, funzioni e responsabilità. Si indignava sicuramente quando sapeva di storie dove appunto c'era questa violenza o questa sopraffazione. Si indignava però mantenendo sempre una nota, come dire, ironica, o cercando anche di far trasparire anche nelle cose più drammatiche, raccontando, facendo una vena di umorismo che non lo ha mai lasciato. Ha vissuto questa città nelle sue pieghe più profonde, nelle sue parti migliori e anche nelle sue parti peggiori. Non ha avuto paura di conoscere nulla, di guardare, di osservare e di capire. Questa è stata la sua grande forza, è stata anche la ragione della sua condanna a morte. La mafia dunque ha messo gli occhi anche su Catania, quella che sembrava una città relativamente felice, non toccata dalla penetrazione mafiosa, si rivela invece un altro centro di fondamentale importanza per Cosa Nostra. E nell'intreccio ambiguo tra criminalità e politica, tra imprenditoria e mafia, il cosiddetto ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, colui insomma che deve gestire appalti e favori, è Angelo Siino. Un uomo di riferimento tra gli altri del clan di Santa Paola. Siino verrà arrestato nel 91, deciderà di collaborare con la giustizia. Quella che vi proponiamo, raccolta per noi da Silvia Bacci e Raffaella Cortese, è la sua testimonianza eccezionale e inedita. I politici riuscivano in quel momento a fare il bello e il cattivo tempo. Naturalmente a un certo punto ci fu l'entrata in campo della mafia, che non si contentò più di gestire
l'appalto per quanto riguardava le forniture, per quanto riguardava i subappalti, ma volle essere persona che decideva sulla conduzione del lavoro. Ci fu un momento che io sapevo tutto l'organigramma mafioso siciliano. Lo sa perché? Perché ero stato incaricato di distribuire tutti i soldi degli appalti. Avevo io anche una capacità di mediare tutte queste richieste che allora erano molto pesanti, per cui praticamente riuscivo a ridurre le richieste della mafia, a contenere le richieste dei politici, che sembrerà strano, erano molto più esose di quelle dei mafiosi. Mentre a Catania, e lo abbiamo sentito nelle parole del pentito Siino, mafia e politica stringono un'alleanza perversa, Fava trascorre un periodo di crisi profonda, mette in discussione il suo rapporto con la città e se ne va. Si trasferisce a Roma, dove conduce una trasmissione radiofonica per la RAI e collabora con il Corriere della Sera. È il suo momento. Poi però all'improvviso arriva una telefonata e una proposta, la direzione di un nuovo quotidiano da fare a Catania. Dietro a questa proposta il cavaliere Gaetano Graci e due rampanti deputati regionali, Giuseppe Aleppo e Salvatore Loturco. L'obiettivo della nuova testata è creare consenso in vista delle prossime elezioni. Ma Fava forse non è l'uomo giusto. Noi siamo dei laici, cioè noi siamo in quella grande area democratica nella quale confluiscono tutte le vere, le autentiche, le più sincere forze della nazione. Non siamo per nessuno e non siamo contro nessuno, semmai siamo contro il potere inteso nel senso più bieco della parola. Siamo per la libertà dell'uomo. Noi sappiamo per certo che la funzione, il ruolo svolto da Fava come direttore del Giornale del Sud rappresenta l'antefatto del delitto Fava. Il giudizio di indesiderabilità, diremmo, no? Riguardo a Fava, emesso dai vertici del potere imprenditoriale e politico e dai vertici insieme e in consentaneità dai vertici di Cosa Nostra matura in quel momento. Noi speriamo di fare uno dei giornali più moderni che ci siano, tra quelli che sono attualmente si pubblicano in Italia. Per noi cultura sarà la verità in qualsiasi settore delle attività sociali e civili della Sicilia. Da direttore del Giornale del Sud, Fava si rende conto di che cosa è diventata questa città. Gli anni di cui parliamo, la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, accade a Catania qualcosa che non accade in nessun'altra parte d'Italia. Cioè i grandi riconosciuti capi della mafia locale diventano status symbol. È l'unica città in cui possa accadere che all'inaugurazione di una concessionaria d'auto messa in piedi da Santa Paola riciclando i propri proventi, accanto alla moglie di Santa Paola che taglia il nastro ci siano il prefetto e il questore. Catania, una città che si presenta indolente e pittoresca all'occhio del turista di passaggio, vive la violenza come condizione permanente. La Chicago degli anni 30 oggi sembra essere Catania. Si spara per la strada, tra la gente. Dall'inizio dell'anno in città e nel suo inter rende una catena impressionante di morti ammazzati, uno ogni 4 giorni. Non c'era la mafia a Catania in quegli anni, ufficialmente. Noi cominciamo per primi a raccontare che invece, dietro quei delitti che in genere venivano genericamente spiegati come regolamenti di conti per il bottino, per la droga, ma senza appunto un filo logico, cercammo invece di dargli una unitarietà, cominciamo a raccontare della guerra tra i Santa Paola e i Ferrito, per la prima volta facemmo questi nomi sul giornale. Poche voci
si erano levate in quella fase a denunciare che Catania non era più quell'isola felice, che proprio qui stavano accadendo delle cose tremende che preludevano o già avevano determinato un sistema di potere illegale, malato, che avrebbe provocato la morte di questa città sostanzialmente, il suo deperimento. Ora mi guardo attorno e vedo questo immutato dolore umano ovunque nel mondo e anche nel mio paese, in questa città, nelle città della Sicilia. E intorno vedo anche masnade di cialtrone che hanno il potere e se lo giocano l'un l'altro impudicamente, senza nemmeno camuffamenti ideali. I cavalieri del lavoro di Catania erano i padroni della città. Controllavano non solo le banche, le fabbriche, diciamo quel po' di industria che c'era a Catania, ma anche un pezzo di magistratura, un pezzo di polizia, un pezzo di carabinieri. Lo stesso Costanzo, uno dei quattro, in una celebre intervista al Corriere della Sera dell'83-84, lo disse a proposito della spartizione degli appalti in Sicilia: noi ci siamo spartiti gli appalti, io me ne prendo un pezzo, Rendo se ne prende un altro, Graci se ne prende un altro, e così conviviamo e noi lo contrattiamo con la politica, no? Non parlava di mafia, in quel momento non lo poteva fare, però sostanzialmente il sistema era quello. Di Costanzo, Graci e anche Renda erano tutti vicini alla politica, per cui i mafiosi, quando non potevano ottenere, non gli bastava più il denaro, volevano un rapporto privilegiato con la politica e per questo si rivolgevano ad imprenditori di grossa portata, i cosiddetti cavalieri del lavoro, che avevano anche il loro tornaconto. Riuscivano a imporre determinate situazioni, avevano il diritto di prendere determinati tipi di lavoro migliori e non erano soprattutto molestati da quella che era la piccola delinquenza. E per questo anche si arrivò anche ad uccidere. Io ho visto molti funerali di Stato. Io dico una cosa della quale io solo sono convinto, che può anche quindi non essere vera, ma molto spesso gli assassini erano sul palco delle autorità. Nel libro Paga del Cavaliere Costanzo stabilmente trovavano luogo soggetti importanti della malavita organizzata e del clan Santa Paola, ai quali Costanzo garantiva una copertura, forse anche lo stipendio, non sappiamo, ma sicuramente risultava che andassero a lavorare ogni giorno presso di loro, penso a Pattarino, penso a tanti altri appartenenti alla cosca mafiosa. In realtà costoro erano il braccio armato della mafia, erano coloro che uscivano ogni mattina, ogni sera e sparavano e uccidevano e taglieggiavano. Così come apprendiamo che Santa Paola andrà a lamentarsi direttamente e personalmente presso il genero di Graci per il fatto che Pippo Fava, allora direttore del Giornale del Sud, cominciava a parlare dell'ascesa di Santa Paola ai vertici di Cosa Nostra e ne svelava tutto il cursus honorum, ed egli non esitava a recarsi direttamente presso gli uffici dell'impresa. Non vi era preoccupazione né di essere visti né di essere conosciuti e riconosciuti, andava tutto bene, questo è il segno della forza della mafia, ma era anche il segno della forza incontestata di Graci. Nel giro di pochi mesi ci si rese conto che il modo in cui Giuseppe Fava aveva fabbricato la redazione di questo giornale, scegliendo ragazzi giovani e determinati a fare di questo mestiere un mestiere di assoluta passione e di assoluta libertà, e gli interessi degli editori erano inconciliabili. Proprio uno dei giorni in cui era assente, quindi non c'era il direttore, accadde che arrestarono da qualche parte nel nord Italia Alfio Ferlito,
che era uno dei grandi boss mafiosi della città ed era l'avversario giurato della Cosca Santa Paola. Lo arrestarono assieme alla guida di un camion con circa 3 tonnellate di hashish, lo arrestarono assieme a tutti gli altri uomini di peso della sua cosca. Fu un'operazione clamorosa. Noi quel giorno decidemmo di fare una pagina sull'arresto del boss. Quello che non sapevamo è che il suddetto boss aveva dei rapporti con alcuni dei proprietari del nostro giornale, il Giornale del Sud, e l'avvocato di uno di questi signori venne in redazione quando la pagina era già composta, era già pronta per la stampa, e la rimaneggiò. Tutti i riferimenti, tutti gli aggettivi, tutte le indicazioni sulla caratura criminale di quest'uomo erano scomparsi, sembrava che sarebbe stato uno scippatore. Questo naturalmente creò un grosso scontro del direttore con la proprietà, il primo scontro di quelli che poi portarono al licenziamento. Io ho un concetto etico del giornalismo. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza, la criminalità, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Se un giornale non si fa carico di questo, si fa carico anche di vite umane. Un giornalista incapace per vigliaccheria o calcolo si porta sulla coscienza tutti i dolori umani che avrebbe potuto evitare e le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, le violenze che non è stato mai capace di combattere. Parole chiare, parole dure. Fava viene licenziato, la sua redazione di giovani cronisti insorge, occupa il giornale, ma è tutto inutile. Nel giro di un anno, del resto, il Giornale del Sud chiude definitivamente i battenti. Sono anni difficili e drammatici per l'Italia intera, ma la Sicilia in particolare è segnata da una lunghissima catena di delitti eccellenti. La mafia non è mai stata così potente. È il 1982, l'anno in cui muoiono tra gli altri Pio La Torre prima e il generale Dalla Chiesa poi. Tutti e due hanno denunciato il rapporto tra mafia, politica e imprenditoria. Tutti e due hanno scelto di parlare alla stampa per togliere il velo a quell'intreccio. Tutti e due vengono uccisi. Il 10 agosto del 1982 ci fu una famosa intervista che Dalla Chiesa rilasciò a bocca. No. E praticamente Dalla Chiesa disse delle cose molto gravi e molto esplicite di sua iniziativa sul peso catanese nella nuova mafia. Dice una cosa semplice: non esiste più la mafia palermitana, esiste un policentrismo mafioso, la mafia a Palermo come a Catania. E dice una cosa precisa e molto dura: se non ci fosse questa nuova mappa della geografia mafiosa, che pone a pieno titolo Catania dentro questa nuova geografia, i cavalieri e il lavoro di Catania non potrebbero andare a prendere appalti a Palermo. La città si sveglia all'indomani del delitto Dalla Chiesa, quando proprio Santa Paola viene inquisito, ricercato, inizia la sua latitanza, e viene ricercato perché ritenuto possibile esecutore dell'omicidio Dalla Chiesa. Catania si sveglia, si svegliano le anime belle e anche le altre anime, e scopre di avere dentro di sé questo cancro. Una parte continua a restare incredula per interessi, per ignavia, e un'altra parte comincia a prendere coscienza. È una coscienza molto faticosa e lenta per la città, non mai adeguatamente profonda. Noi riteniamo che i problemi dei siciliani non appartengono soltanto ai siciliani, ma appartengono a tutti gli italiani, all'intero territorio nazionale, a volte a tutti gli europei. Cioè, la mafia non è più un problema soltanto siciliano, ma è una tragedia che sta insanguinando tutta l'Italia e tutta l'Europa a tutti i livelli, anche a livello di vertice. Fava aveva la certezza che a Catania e in Sicilia fare informazione era possibile solo a condizione di possedere una testata. Vende tutto ciò che ha, si indebita fino al collo e dà luogo alla testata dei siciliani. E a quel punto parte come un treno.
lui aveva una cooperativa, la cooperativa Radar, che è una cooperativa teatrale che lui ha utilizzato negli anni precedenti per i suoi spettacoli teatrali, ci fece entrare in questa cooperativa e ci prospettò l'idea di fare un giornale che fosse completamente nostro, completamente libero, senza padroni, in modo da non avere gli stessi problemi che avevamo avuto nella precedente esperienza. Un giornale orgogliosamente libero, che è responsabile di quello che fa lui, non perché qualcuno gliel'ha chiesto, e d'altra parte noi eravamo così. E Fava era una persona molto cosciente invece di quello che succedeva in quel posto e ci dava una sicurezza. Se lui si mette in una storia del genere, che è un grandissimo professionista, una persona di grande esperienza che conosce bene questa città, io non vedo perché devo avere paura io. Fin dal primo numero i siciliani scelsero alcuni campi di investigazione giornalistica come campi di adozione naturale. Da una parte l'impresa siciliana, questa grande spregiudicata impresa e i suoi elementi di collusione con la mafia, e dall'altra Comiso, che era una grande battaglia civile, culturale, era il tempo in cui si insediavano la base militare, arrivavano le testate nucleari e c'era stata la grande manifestazione promossa dalla Torre. La Torre era morta, la battaglia continuava e noi ogni mese tornavamo a Comiso, ma non solo per fare propaganda, ma per provare a raccontare che cosa stesse determinando davvero negli equilibri economici, sociali, anche criminali dell'isola, quella grande operazione militare e culturale che era la base nucleare di Comiso. Tutto ciò che egli ha capito nella sua lunga vita, di intellettuale, di giornalista, di drammaturgo, di pittore, perché è questa ricchezza e questa complessità che fanno grande Fava, e che lo mettono in condizione di una narrazione ricca. A questo punto egli mette immediatamente a fuoco, no? Tutto ciò che ha conosciuto, ha capito, ed esce con questo primo numero dei siciliani che è un'autentica bomba. I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa. Per capire cosa essi effettivamente siano, protagonisti, comparse o semplicemente innocui e spaventati spettatori della grande tragedia mafiosa, bisogna prima avere perfettamente chiara la struttura della mafia negli anni Ottanta, nei suoi tre livelli: gli uccisori, i pensatori e i politici. E per meglio intendere tutto, bisogna prima capire e identificare le prede della mafia nel nostro tempo. Vedremo balzare in avanti come su un'immensa ribalta tutti i personaggi, ognuno a recitare se stesso nel gioco delle parti. Fava era un personaggio che io guardavo con simpatia. Aveva quel suo foglio dove io attingevo alle volte delle notizie che io non capivo come lui li poteva avere, perché evidentemente era un osservatore attento di quello che era la situazione mafiosa e soprattutto politico-affaristico-mafiosa della zona. Quindi lui era molto attento a queste cose e ne pagò il fio. Raccontava pezzi di questo sistema, li disvelava e diceva: il re è nudo, la mafia c'è e questi sono gli uomini che ne garantiscono la forza e che fanno affari con la mafia. Questo non era tollerabile.
agli atti del processo ci sono i racconti dei pentiti che parlano di Benedetto Santapaola, il ferocissimo killer della mafia catanese, che si fa portare nei luoghi in cui si nasconde, perché ricercato per una serie di delitti, tra cui quello di dalla Chiesa, e si fa portare le copie del giornale appena uscito, lo vuole subito appena il giornale esce, e lo sfoglia nervosamente alla ricerca dei nomi suoi, del suo nome e di quello dei cavalieri, e dice: a chi sto dobbiamo ammazzare, a questo lo dobbiamo ammazzare, questo deve essere sparato. Come risposta alle accuse del giornale diretto da Fava arrivano le minacce. A Catania del resto l'intreccio tra mafia e politica è così palese da diventare un caso nazionale. Da Roma la RAI invia in Sicilia il giornalista Giuseppe Marrazzo per indagare su quanto accade alle falde dell'Etna. In termini di vendita intanto i siciliani va benissimo, eppure una parte della città non ci sta e reagisce, insorgono le autorità e gli intellettuali. Fava, insomma, è sempre più isolato, ma la sua, ancora una volta, è una risposta mediatica. Il suo contrattacco arriva con un'intervista a Enzo Biagi che va in onda una settimana prima del suo assassinio. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. I mafiosi stanno in Parlamento. I mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia. Nella mafia moderna non ci sono padrini, ci sono grandi vecchi, i quali si servono della mafia per accrescere le loro ricchezze. Questo è un dato che spesso viene trascurato. L'uomo politico non cerca attraverso la mafia soltanto il potere, cerca anche la sua ricchezza personale, perché dalla ricchezza personale ne deriva potere e deriva la possibilità di avere sempre quei 150.000-200.000 voti di preferenza, perché purtroppo la struttura della nostra civiltà politica è questa. Chi non ha soldi, 150.000 voti di preferenza, non riuscirà ad averli mai. I mafiosi ora non sono quelli che ammazzano, quelli sono gli esecutori, anche al massimo livello. Si fanno i nomi di, non lo so, io non li conosco personalmente, dei fratelli Greco. Si dicono che siano i mafiosi vincenti a Palermo. I padroni della mafia, i governanti, i governatori, i viceré della mafia, non è vero. Loro sono anche loro degli esecutori, sono nella organizzazione, stanno al posto loro e fanno quello che gli altri, non lo so. Adesso io parlo di persone che sono incensurate, quindi presumo secondo l'accusa. Io ho visto molti funerali di Stato. Io dico una cosa della quale io solo sono convinto che può anche quindi non essere vera, ma molto spesso gli assassini erano sul palco delle autorità. Siamo a pochi giorni dalla sua morte. Siciliani è il giornale dell'isola più diffuso e apprezzato in Italia, ma paradossalmente a Catania nessuno sembra accorgersene. La tiratura lievita di mese in mese, ma la pubblicità scarseggia. Per l'industria siciliana, per i suoi operatori economici, per le istituzioni culturali, acquistare uno spazio pubblicitario sui siciliani non è un semplice investimento promozionale. Vuol dire anche schierarsi, compromettersi, fare una scelta di campo definitiva contro la mafia, ma anche contro le sue complicità, i suoi protettorati, i suoi clienti. E questo sembra a molti un rischio troppo alto. Fava sente crescere attorno a sé la pressione e la minaccia. Io mi ricordo una cosa, non c'era in quel periodo una voce a favore di Fava. Veniva denigrato in tutti i modi, in tutte le maniere, ma non solo all'interno
del fatto mafioso, ma anche e soprattutto al fatto della politica. Quando parlavo, diciamo, il mio parlare poteva fare opinione, per cui evidentemente loro mi cominciarono a denigrare questo personaggio. Figurati che Puppo. Puppo è un modo di dire catanese per dire che era un gay, era una persona che per loro, guardi, per un personaggio di questo tipo, macio alla grande, secondo loro, era la cosa più denigrante che poteva essere detta nei confronti delle persone. Addirittura mi dissero che andava davanti alle scuole ad escare i ragazzini. Alle volte poteva essere solo delegittimazione e basta, però nel caso era in vista di un probabile omicidio. Fava, nei giorni che precedono il suo omicidio, è molto preoccupato. È preoccupato per sé, preoccupato per il figlio Claudio. Ha comprato una pistola. Ai suoi più stretti collaboratori dice: potrebbero uccidermi per 500.000 lire. Era la sera di Capodanno ed erano tutti a casa mia e abbracciandomi e guardando le mie figlie, erano molto piccole allora, lui mi disse: ricordati che qualunque cosa accada, tu hai tre splendide ragazze e un giorno, quando saranno grandi, ne andrai ancora più fiera. E mi colpì questa, perché non c'era motivo, in un momento di una serata di allegria, piena di amici, di parenti, in cui eravamo tutti con insieme, cioè questa... Detto poi, in un momento salì apposta nella mia camera per dirmi questa cosa, proprio abbracciandomi forte. La mafia uccide per due ragioni. Prima di tutto perché può essere una persona pericolosa per la loro essenza, per il loro vivere. E poi lo sa perché uccide, quando qualcuno glielo dice. Egli è un uomo che va incontro alla morte consapevolmente e riceve, ce lo dirà il processo, proprio pochi giorni prima di essere ucciso. Proprio nei giorni tra le feste di Natale e Capodanno, un inquietante regalo da parte del cavaliere Gracchi, che pure è quel datore di lavoro del Giornale del Sud che non gli ha ancora pagato l'indennità di fine rapporto per quell'indegno licenziamento, riceverà un regalo inquietante, una quantità smisurata di ricotta e una cassa di bottiglie di champagne. Nella simbologia mafiosa questi due elementi, diciamo così, sono molto chiari. Ti ridurremo come una ricotta e brinderemo. Stanotte qualcuno ha brindato a Catania, come a suo tempo qualcuno brindò in una villa di Palermo dopo Via Carini. Io mi aspettavo la bomba alla sede, non è arrivata. Pensavo che ormai il peggio era passato. Dimenticavo quello che era la mafia. La mafia non manda a dire, la mafia non minaccia, la mafia ragiona freddamente, sonda, vede se sei amico, indifferente o nemico. Una volta che l'ha capito, agisce. Io quella sera ero di reperibilità e quindi quando ci chiamavano dovevamo scendere in ospedale. Quella sera inavvertitamente il telefono rimase aperto e io, nonostante che ci fosse stata una chiamata, non sono scesa in ospedale, se no mi sarei vista arrivare il cadavere di mio padre. Io personalmente per un mese sono stato diviso tra sorridere, organizzare, fare le cose, lavorare, no? E momenti di assoluta pazzia, così, cioè tipo svegliarsi di notte, prendere un coltello da cucina e mettersi davanti alla porta di casa in attesa che venisse qualche aggressore. Io non ho mai avuto da quel momento in poi la sensazione del terrore come l'ho avuto in quegli istanti, in quei giorni. Di quelle ore non ricordo quasi nulla, ricordo soltanto la riunione che facemmo ormai a notte fonda
dove decidemmo cosa fare. E decidemmo intanto di andare avanti, di continuare a fare il giornale. E poi di fare subito un'edizione straordinaria che andò in edicola per un paio di giorni dopo. L'unico modo per dare ancora un senso a questo nostro lavoro era continuare a fare lo stesso giornale che facevamo il giorno prima, con una consapevolezza diversa, con un dolore dentro di noi diverso, ma continuando a fare le pulci ai bilanci della regione siciliana, all'assessorato per l'agricoltura, continuando a raccontare quali miserie si stessero nascondendo nei cassetti della Procura della Repubblica di Catania. Andava fatto ciò che per un anno era stato la ragione e l'identità stessa del nostro giornale. Noi eravamo dei poveri ragazzi spaventati, ci è voluto veramente molto affetto e molto dolore per farci andare avanti, ma non era affatto scontato. La mattina dopo andiamo al giornale e troviamo fuori dal giornale i ragazzini che, non sapendo niente, sono lì per fare la distribuzione militante del giornale. La prima cosa che ci mosse a avvicinarci ai siciliani fu la rabbia unita allo stupore. Lo stupore per essersi resi conto che quella immagine che con pigrizia avevamo anche noi accettato della città di Catania, come se ci fossero due Sicilie, la Sicilia mafiosa di Palermo e la Sicilia moderna di Catania, era un'immagine assolutamente non coincidente con la realtà. La rabbia per avere visto un intellettuale che comunque conoscevamo forse più come intellettuale che come giornalista ucciso nelle strade della città, e la voglia di capire. La pena è grande, il dolore della perdita è terribile. Ma esattamente quanto è grande la pena e il dolore della perdita scatta la decisione di non fermarsi. Il comprendere che se si è rimasti vivi c'è qualcosa da fare, c'è proprio come un debito da pagare. Più che la responsabilità di essere una seconda generazione, sentivamo la voglia di esserlo, la voglia di non consentire che quella storia si chiudesse con le pallottole del 5 gennaio. Solo gli sciocchi potevano non provare paura. L'abbiamo provata tutti, la provava Fava, che era un uomo che affrontava la vita proprio ad occhi aperti. E paura ne abbiamo provata tutti tanto. Io ho avuto paura per la vita mia, dei miei figli, così come ho avuto paura per la vita di tante persone che poi mi sono state uccise accanto. Tutto quello che vi accadrà nella vita dipenderà da come voi siete capaci di stare con la mafia o di lottare contro la mafia. E allora, se tutto quello che è accaduto negli ultimi 100 anni non è accaduto inutilmente, se la cultura ha un valore, se il senso della libertà corrisponde veramente al senso della dignità dell'uomo, allora per Dio voi dovete lottare. Dovete lottare, è il testamento spirituale di un uomo che ha lottato fino alla morte per la verità e per la libertà. Un uomo attento, appassionato, coraggioso, ma anche un uomo tradito. Tradito fino all'ultimo. Per arrivare a considerare l'omicidio di Fava un delitto di mafia sono trascorsi tantissimi, troppi anni. Fava infatti sembra dar fastidio anche da morto, e qualcuno vuole impedire che diventi un simbolo della lotta contro la mafia. Inizia così una vera e propria campagna di delegittimazione in cui verità e menzogne vengono mescolate con grande sapienza.
Già da qualche giorno dopo abbiamo capito che non c'era voglia di scoprire chi fosse l'assassino di Fava. Lo abbiamo capito il giorno del funerale, quando davanti a quelli che dovevano essere funerali privati divennero come un funerale di Stato, e con il sindaco che davanti alla bara di mio padre disse: perché Catania è una città che non ha la mafia. La mafia è a Palermo. Nei primi anni successivi all'omicidio si tirarono fuori le piste più improbabili e bizzarre per cancellare la realtà dei fatti. Furono scavati tutti i rapporti economici di Fava, i suoi conti, che erano conti da poche lire, credo adesso conto 5 milioni, furono sezionati, fu ordinata una delle prime inchieste favorite dalla legge La Torre, che diciamo, permetteva di indagare sui patrimoni economici della mafia, fu utilizzata per indagare sui nostri conti correnti. Dopo circa 12 anni, dal 5 gennaio dell'84, finalmente un pentito, che non è naturalmente il primo pentito, ma un pentito che avola, parla e si accusa dell'omicidio Fava. Questo è il punto di svolta. Egli dice: io ho fatto parte del gruppo di fuoco che insieme ad Ercolano e ad altri è stato incaricato ed ha eseguito il delitto Fava. È stato incaricato degli atti preliminari che precedono evidentemente un delitto, che sono l'individuazione della vittima, dei luoghi in cui egli trascorre la propria giornata, quindi la scelta anche dei luoghi più adatti e dei tempi più adatti per la commissione del delitto. E gli dice: io ho partecipato a tutto questo fino al momento dell'esecuzione materiale, ero lì, facevo parte del comando. Solo dopo le dichiarazioni e la condanna sostanzialmente di Avola che si riapre il caso Fava e si inizia l'azione da parte della magistratura catanese, nel frattempo per fortuna anche rinnovata, no? Che mette mano alla ricostruzione delle tracce di tutto ciò che è accaduto. Di Santa Paola e la pesantissima colpa di aver apprestato le armi, gli uomini, la copertura, ma io credo non la decisione. Ma non può essere stato semplicemente un discorso di mafia. Su questo io ne sono certo, perché al di là di quelli che erano gli articoli e cose, Fava ai mafiosi faceva danno sì, ma non straordinario. Ne faceva molto di più a quelle che era l'imprenditoria coinvolta, ne faceva molto di più ai politici. Noi raccontavamo la mafia, il giornale era lì a testimoniare il nostro lavoro, e Fava era stato ucciso dalla mafia per conto di qualcuno, perché noi eravamo sicuri che non fosse Santa Paola il mandante. Quando un Gaci una cosa dice, non è che dice ammazzato, fuzzi, cosa, sarebbe cosa di scipparci le corna. Io pensai da me, ma questo lo vuole fare ammazzare? Perché una frase di questo genere, riferita alla presenza anche mia, dà un'autorizzazione intrinseca a queste persone per crearsi un favore nei confronti degli altri. Quando Santa Paola decide che è tempo di uccidere Fava, e che è urgente anzi uccidere Fava, dirà egli stesso che ciò è necessario fare, e lo dirà nel momento in cui conferirà ad Ercolano il mandato ad eseguire la condanna a morte, suo cognato Ercolano, Aldo Ercolano, gli dirà: questo dobbiamo farlo. Non tanto e non soltanto per noi, perché questo parla di noi continuamente, ma lo dobbiamo ai cavalieri del lavoro.
Perché se questo continua a parlare come parla e a scrivere come scrive, nei Cavalieri del Lavoro, è tutto finito. Per loro e per noi. Ci sono due possibilità. Una prima possibilità è quella che tu ti ammanti di questa vicenda dolorosa e te la metti dentro, te la metti addosso come un cappotto e con quello vai in giro, chiedendo compassione alla gente e quindi considerandoti vittima a tutti, a ogni costo. Oppure un'altra possibilità è quella che invece chiudi tutto come in una cassettina, te lo porti dentro e te ne vai. Lasci questa vita alle spalle, ricominci una vita nuova dimenticando quello, il male che si può aver ricevuto. La terza possibilità è quella che io credo inconsciamente ci siamo posti nella nostra famiglia, è quella di non lasciar mai trasparire il dolore, ma di non considerarci soprattutto vittime, ma di raccontare agli altri la rabbia che avevamo per quello che era accaduto e di mantenere intatta e viva la memoria. Perché sicuramente quando una persona muore in questa maniera non appartiene più solo alla famiglia, appartiene a tutti. Noi non abbiamo altro patrimonio da spendere per il futuro, se non la memoria del tanto coraggio, della tanta intelligenza, della tanta sagacia, no? Che viene troppo spesso dimenticato, perché quando noi parliamo di queste vittime eccellenti, la parola poi che ci resta è che sono vittime. E invece ci vuole la forza del paradosso, che è il paradosso di fronte alla morte. Vittime o vincitori? Buongiorno, siamo a Mazara del Vallo. Bliss cercava un luogo della Sicilia che potesse perfettamente rappresentare la sicilianità. Nella realtà forse questo luogo non esiste, perché ci sono tanti luoghi che rappresentano altrettante maniere di essere siciliani, la bellezza, la violenza, il dolore, l'infelicità, la speranza, il sogno. Noi abbiamo scelto Mazara perché a Mazara si rappresenta, più che esprimersi, proprio si rappresenta l'antica contraddizione dell'essere siciliani, cioè il contrasto eterno fra infelicità e speranza. Catania, 1988. Si conclude il processo Orsa Maggiore 3. Per l'omicidio Fava vengono condannati Nitto Santapaola come mandante dell'omicidio, Aldo Ercolano e Maurizio Avola come esecutori materiali. Catania, 2001. Corte di Assise di Appello. Nitto Santapaola e Aldo Ercolano vengono condannati all'ergastolo come mandanti dell'omicidio Fava. Catania, 2003. Corte di Cassazione. Per Nitto Santapaola e Aldo Ercolano viene confermata la sentenza della Corte di Assise di Appello. Maurizio Avola ottiene 7 anni patteggiati. La Procura di Catania ha avviato un procedimento contro Gaetano Graci che si è dovuto concludere prematuramente per la sopraggiunta morte dell'imputato. Gli elementi di responsabilità di Carmelo Costanzo sono emersi in un momento successivo alla sua morte. Non è stato quindi possibile procedere contro di lui.